Siamo alla Thunder Gym, siamo con Patti Gibelli, nickname Valchiria, il tuo nome di combattimento sul ring è Valchiria, e praticamente questa è la tua palestra. Siamo venuti a trovarti alla Thunder Gym dopo un allenamento, esatto. Il tuo allenamento quotidiano, perché ti alleni tutti i giorni. Tra l'altro mi raccontavi anche che il venerdì pratichi anche, stai iniziando il Brazilian Jiu-Jitsu. Sì, ho provato la settimana scorsa, mi è piaciuto, finalmente ho provato, da maggio che avevo il giro, quindi finalmente ho trovato un momento. Ma volevo chiederti, come hai iniziato a praticare sport da combattimento? Questa avventura quanti anni fa è iniziata? Allora, ho iniziato nel 97, finite le superiori, perché volevo sapermi difendere di base, anche se so che quando si viene aggredito in mezzo alla strada poi è tutta un'altra cosa, però volevo sentirmi più sicura io, avere quella chance in più. Quindi ho iniziato con Savate al tempo. Ho fatto 2 anni, però poi sono andata a vivere a Londra, quindi ho dovuto smettere perché comunque Londra era molto, molto impegnata, perché dovevo lavorare, mantenermi, andavo a scuola d'inglese. Quindi però quando sono tornata poi ho ripreso, e fortunatamente ho ripreso con un altro sport, quindi con Thai Box. Allora è nato questo amore con la Thai Box e da 2 anni sei alla Thunder Gym e quest'anno hai vinto i campionati italiani di kickboxing. Sì, quindi è stato un bel successo. Un bel successo perché non è stato su un match singolo, è stato 3 giorni di match, è iniziato il venerdì con i quarti e dopo i quarti la semifinale ed infine la finale, quindi è stato un successo perché sono riuscita a mantenere comunque il livello di concentrazione match dopo match, insomma. Quanto hanno contribuito i tuoi coach? Chi erano i tuoi coach ai campionati italiani? I miei coach attualmente, ora ho Christian Brenner, però al tempo c'era anche Renzo Sorrentino, che ora non c'è più, e da luglio abbiamo Giorgio Cassoldi. Allora, tu hai appena finito di allenarti, il mercoledì c'è un allenamento, gli agonisti fanno i guanti, quindi... Sì, adesso ci sono molti agonisti. Da quando è arrivato Giorgio Castoldi il numero di agonisti è cresciuto. Sì. E come ti trovi ad avere più agonisti in palestra? Beh, sicuramente meglio, poi ha portato tantissime ragazze, quindi c'è più possibilità di provare a girare con persone, non sempre la solita, che poi uno si abitua e quindi poi risulta anche più facile. Parliamo del prossimo match. Il prossimo match sarà proprio qui alla Thunder, ci sarà una serata denominata Inside the Thunder, praticamente il 20 ottobre, quindi... Il 20 ottobre, tra ormai poco più di 2 settimane. E il tuo match sarà un match valevole per la selezione di Octagon. Esatto, saranno i quarti di finale. E la tua avversaria è per la Bragagnolo della Dojo Muir, allenata dal maestro Marco Franza. È un'avversaria tosta. Come ti stai preparando per questo match? Mi sto preparando intensamente. Perla l'ho già incontrata agli italiani, è stato il secondo match che ho fatto con lei, infatti comunque è stato un bel match duro, perché si vede che comunque è una ragazza con esperienza, ho saputo che ha su 100 match poi di varie discipline, quindi è una bella avversaria. Allora, sicuramente sarà un bel match, e perché ti stai allenando con una grinta e con tantissima intensità, e soprattutto perché il clima che si respira in Thunder è un clima estremamente positivo, perché... Sì, sta benissimo qua, ci si sente accolti, comunque ci sono tante persone, c'è gente magari si può dire invasata comunque per i fatti suoi, che crede di essere chissà chi, qua sono tutti amici, sono tutti fratelli, ci si aiuta. Allora invitiamo tutti il 20 ottobre alla Thunder Gym per la serata Inside the Thunder, selezione di Octagon. E la sfida tra Patti Gibelli, Valchiria e Perla Bragagnolo. Certo. Grazie e a presto. Alla prossima, ciao.